Per Vicenza Monza, Diego Carmignani. Bentrovati al Menti di scena, la seconda della classe, il Monza che oggi ritrova dopo un mese il suo uomo copertina, vale a dire Mario Balotelli, inizialmente in panchina. Ricordiamo un mese fa la sua unica presenza con gol contro la Salernitana. L'obiettivo della squadra di Brocchi è quello di superare qualche passaggio a vuoto di troppo, soprattutto troppi pareggi negli ultimi tempi, ma c'è anche una striscia importante di 8 gare senza sconfitte. Di fronte ci sono i biancorossi di Mimmo Di Carlo, dodicesimi in classifica, in cerca ancora di una loro identità, reduci però da una prova di grande personalità in casa del Pordenone, un successo che ha allontanato per ora la zona a rischio. Andiamo alle formazioni, il 4-3-1-2 dei veneti, ci sono 4 assenti ma anche 2 recuperi importanti, Grandi in porta e Rigoni, entrambi di rientro da squalifica. Grandi per l'appunto difenderà i pali della squadra biancorossa, Brusca, Gin, Cappelletti, Pasini e Beruatto in difesa, Zonta, Luca Rigoni e Agazzi, mediana Giacomelli, trequartista alle spalle di Samuele Longo e Iallo. Uno squalificato nel Monza, si tratta di Bellucci, fuori anche Paletta, dunque la coppia titolare in difesa di centrali non c'è nemmeno l'altra stella, Boateng tenuto a riposo. 4-3-3 di Brocchi che prevede Di Gregorio in porta, Donati, Bettella, Scaglia e Carlo Augusto in difesa, Armellino, Barberis e Colpani. I tre in mediana, Giao, Ghitkier, Mota, Carvaglio, tridente pesante per il Monza. Arbitra Rapuano di Rimini, a te. Vicenza. Sedicesimo al Menti, risultato di 0-0 tra Vicenza e Monza, gara di grande intensità dove sta prevalendo per ora la squadra lombarda, visto che a centrocampo l'intensità per l'appunto messa dai vari Barberis e Colpani sta facendo la differenza, sta facendo in pratica la partita. Proprio Colpani 3 minuti fa è riuscito con un lancio molto lungo a trovare Davide Giao, un 1-1 con Beruatto, ha girato poi zona tiro nel cuore dell'area di rigore a colpo sicuro per il numero 66 del Monza, che ha spedito alle stelle un'occasione davvero ottima, la prima clamorosa di questa partita, e l'appuntamento con il primo gol con la maglia del Monza da parte di Giao si allontana. Vicenza. 22esimo, Vicenza 0, Monza 0, sta crescendo la squadra allenata da Mimmo Di Carlo. L'occasione più importante in questo match resta quella di Davide Giao per il Monza, ma poco fa primo tentativo serio da parte dei veneti con una botta dalla distanza, da molta distanza, da circa 35 metri da parte del numero 10 Giacomelli, che è andato a mirare l'incrocio dei pali alla sinistra del portiere Di Gregorio, palla che è uscita di un metro circa con la disperazione del trequartista vicentino che in qualche modo pregustava l'Eurogol che non è arrivato. Vicenza. Appena entrati nel 28esimo minuto al Menti, Vicenza 0, Monza 0, gara che si è fatta un po' più equilibrata dopo un sopravvento preso dal Monza, e comunque è stato l'unica squadra a riuscire ad andare verso la porta difesa da Grandi nel Vicenza. Poco fa Ghitkier ha trovato la possibilità di andare alla battuta, è stato rimpallato però dall'attenta difesa di Pasini. Si trattava di una delle tante azioni un po' confuse del Monza, ma corali, con diversi giocatori che si sono presentati a ridosso dell'area di rigore senza però andare poi alla conclusione in porta, centrando lo specchio della porta. Finora inoperosi i portieri Grandi e Di Gregorio nella gara veramente di grande intensità che vi stiamo raccontando. Vicenza. 40esimo, 0-0 tra Vicenza e Monza, salto ora della squadra allenata da Brocchi in area di rigore dopo un calcio d'angolo, tentativo di battuta a rete murata dalla difesa del Vicenza che riparte contropiede con Longo, vede arrivare Agazzi, palla centro area, attenzione, zona tiro, palla spedita alta sopra la traversa, si è sistemato il pallone Agazzi all'altezza del dischetto, un piazzato, non c'erano avversari intorno a lui, ha provato a mirare all'incrocio dei pali dopo la discesa per l'appunto di Longo e non c'è stato nulla da fare, specchio mancato, specchio invece che è stato inquadrato da Ghitkier che... Scusa se interrompo, da Ferrara c'è il pareggio della SPAL con Paloschi, SPAL Pordenone 1-1, a te. Grazie
poco fa anche una opportunità, forse la più grande opportunità di questa partita. Ghicchier in stirata dopo il calcio di punizione, palla che è stata messa a centro area, una deviazione che ha fatto arrivare la sfera proprio dalle parti dell'attaccante danese, che è andato a puntare l'angolino con la punta del piede. Gran riflesso di Grandi, che ha praticamente detto no al vantaggio del Monza, mettendo a segno anche la prima parata dell'intero match tra Di Gregorio e Grandi, i due portieri delle formazioni in campo. Vicenza. Minuto 19 al Menti, risultato sempre di 0-0 tra Vicenza e Monza. Sta accadendo molto poco, squadre molto chiuse, iniziative personali per ora, come quella di Mota Carvaglio, che ha costretto al fallo Pasini, nuovo ammonito nella lista piuttosto lunga dei giocatori finiti sul taccuino dell'arbitro. Notizia del periodo non collegato è l'ingresso in campo straannunciato di Mario Balotelli, fuori Ghicchier per Balotelli per l'appunto, dentro anche Barilla per Colpani. Vicenza. Risultato 0-0 tra Vicenza e Monza, il minuto è il 26esimo. Poco fa però bolide su calcio di punizione da parte di Balotelli, palla che stava finendo sotto la traversa, è stata alzata sopra il montante da parte dell'estremo difensore dei Veneti Grandi. Brescia che prova interveniamo, a ripartire sulla destra. Interveniamo, scusa Gnoni, minuto 37 del secondo tempo, vantaggio del Monza a Vicenza, colpo di testa in piena area di rigore da parte di Mota Carvaglio che sblocca il risultato del Menti. 37esimo, è cambiato il risultato, Vicenza 0 Monza 1, a te. Sì, interveniamo per segnalare il raddoppio del Monza a Vicenza, minuto 39, gran fuga di D'Alessandro e palla in rete, Vicenza 0 Monza 2, dopo Mota Carvaglio la marcatura da parte di D'Alessandro. Studio al pareggio, accorciato le distanze il Vicenza, scusa Daniele, 41esimo, Vicenza 1 Monza 2, il ritorno al gol dopo la lunga esperienza fuori di Lanzafame, a te. Empoli 2, Pescara 2, Vicenza. Tre gol in 5 minuti al Menti. Vicenza 1, Monza 2. Riepiloghiamo velocemente, senza soffermarci troppo sui dettagli. Break del Monza, fuga sulla destra dell'uomo in più della squadra allenata da Brocchi, vale a dire D'Alessandro. Cross a centro area, Moto Carvaglio riesce a spedire in rete con una schiacciata di testa. Subito dopo Vicenza che pressa per riuscire a raggiungere il pareggio, si scopre moltissimo, c'è una fuga improvvisa dello stesso D'Alessandro che con 40 metri palla al piede, poi si trova tu per tu con Grandi e lo batte. Ritorna il Vicenza sotto porta pressando per cercare per l'appunto di raddrizzare la gara e arriva un pallone sporco da sinistra, palla che in maniera confusa viene gestita dentro la di rigore. Il più lesto di tutti è Lanzafame, che dunque è appena tornato in Italia dalla lunga esperienza prolifica in Ungheria, rompe il ghiaccio nella prima partita utile accorciando le distanze in una gara che ha riservato tutte le emozioni negli ultimi 10 minuti. Ne mancano 2 al 90esimo e ribadiamo che al Menti di Vicenza il risultato è Vicenza 1 Monza 2. Venezia 2 Cremonese 1, linea a te. Intervengo dal Menti per dare il definitivo risultato che vede il Monza vincere per 2-1 sul Vicenza, secondo in classifica il Monza di Brocchi e di Balotelli, secondo posto blindato rapidamente le reti, al 37esimo della ripresa Mota Carvaglio, 3 minuti dopo D'Alessandro per il 2-0 del Monza, poi accorciava le distanze al 41esimo Lanzafame. Vicenza 1 Monza 2.